Ciao ragazzi, siamo online. Sono felicissima di essere qui con voi oggi. Ciao, ciao Marco. Ciao a tutti. Vediamo di qua perché sono collegata su tre canali. Allora, c'ho YouTube, Instagram e Facebook. Aspettiamo che arrivi un po' di gente. Intanto io vi racconto che sto trasmettendo da Londra, mi sono trasferita da poco e a parte che ho sempre fatto un po' la pendolare su e giù e adesso mi sono trasferita, ma ciò non toglie che quando si riaprirà faccio sempre dei lavori anche in Italia. Ciao Alan, ciao Ale. Dai, aspettiamo qualche minuto che si colleghino tutti. Intanto vi voglio dire che in questa diretta spiegherò le basi del violino, perché tanti vo di voi mi chiedono informazioni a riguardo, come si tiene, come si può iniziare, come si usa questo, come si usa quell'altro. Ho fatto anche dei video tutorial che ho condiviso su TikTok, Facebook, YouTube, Instagram e chi più ne ha, più ne metta. Io non sono tanto tecnologica, quindi se c'è qualcosa che non va, ditemelo voi. Intanto devo dire che questa diretta è sia per gli adulti e anche per i più piccolini, per i bambini. Infatti, credo che ci siano un po' di bimbi che mi stanno guardando. Buonasera, Andre, Umberto, Tiziano, Matteo, Riccardo, Elisabetta, ciao Elisabetta, Davide. Ecco, con questa diretta spiegherò le basi del violino, appunto. Se avete delle domande, penso che ci sia anche qualche mio ex alunno che ho lasciato purtroppo in Italia. Ciao Maddalena, ciao Vincenzo, buonasera, buonasera, buonasera. E niente, se avete delle domande, fatemele pure nei commenti, che io li leggo man mano che scorrono. Se mi sfugge la domanda, ripetetela a loop per restare in ambito musicale. Allora, io direi che siamo da 5 minuti in diretta, caspita. Ho già un po' di persone, se ne stanno aggiungendo sempre di più e direi che possiamo anche cominciare. Non sono sicura di riuscire a salvare questa diretta, quindi seguitela fino in fondo, se siete interessati ovviamente. E niente, forse riuscirò a condividerla solo su Facebook, però devo vedere, io non sono tecnologica, ho 40 anni, posso ancora imparare, ma certo, Peppe. Assolutamente sì, ho allievi anche di 70 anni, quindi uno si è diplomato a 80 anni. Quindi puoi ancora imparare, non c'è un limite d'età, si può iniziare dai 2-3 anni, anche prima con la propedeutica, infatti io insegno anche propedeutica qua a Londra e si inizia con la propedeutica 1-2-3 anni fino ai 4-5. Dopodiché si passa allo strumento, ciò non toglie che un bambino possa iniziare anche a 2 anni con lo strumento, 3 anni, un sacco di bambini di quell'età che sono già lì con il violinetto in mano, sono bellissimi e anche bravissimi, certi. Sono veramente il top, quindi non c'è un limite d'età. Si può iniziare dai 2 anni, uno anche con la propedeutica e si va avanti finché si ha la testa per imparare e la voglia. Soprattutto e soprattutto la passione. Allora, in questa diretta non serve avere il violino sotto mano, però se l'avete è ancora meglio. Io ovviamente ve lo faccio vedere subito il mio bel bambino. Eccolo qua. E, beh, vi spiego un po' di cose. Ovviamente corde, mi, la, re, sol. La più piccolina è il mi. La seconda corda è La, terza, Re,
quarta, sol. Queste sono le corde principali, corde vuote si dicono, del violino. Questa nera è la tastiera, come la tastiera del piano, solo che è la tastiera del violino. E da qua esce la musica, esce la vibrazione. Un po' di tecnica, dai, la vibrazione dalle corde passa al ponticello, dal ponticello passa un piccolo bastoncino che c'è all'interno del violino, che si chiama anima, l'anima del violino. È importantissima, se si spacca, è come spaccare il motore della macchina. L'anima vibra, fa vibrare tutto lo strumento e il suono passa da queste F e va in tutta la sala, in tutto il teatro e ecco, in tutto il condominio per la gioia dei vicini. Con il violino, di solito, qua sotto, dietro, nel retro, bisogna mettere un supporto affinché si possa appoggiare bene, se no si è un po' scomodi. Certi violinisti preferiscono suonare senza. Però vedo che la maggior parte usano un supporto, che io ce l'ho qua, si chiama spalliera, importantissimo per avere il violino allineato e non dover diventare matti col torcicollo. La spalliera io uso la Kuhn, però ci sono un sacco di modelli e dipende tutto dalla vostra fisionomia. Ci sono un sacco di modelli, comunque si mette in questo modo. Tengo il violino con la mano sinistra. Ah, forse adesso sono tutta storta. Quindi non ditemi, ah, sei mancina, suoni al contrario. No, è la videocamera selfie che sembra che io sia contraria. In realtà no. Con la mano sinistra tengo il violino, lo giro e con la mano destra metto la spalliera. La parte più fine della spalliera, perché c'è una parte più grossa e una più fine, quella più fine si deve appoggiare qua, in questa parte. La più grossa, ovviamente, sulla spalla, spalliera, per quello si chiama così. Si appoggia così e vedete che io adesso sono già più comoda, è già più alla mia altezza, vedete? Eccola qua. Si mette così dietro. Per i bambini, se c'è qualche mamma che mi sta ascoltando, per i bambini bisogna mettere di solito una spugnetta per quelli piccolini. Va benissimo quelle per lavare, vanno benissimo. Basta metterla qua con un elastico e hanno anche loro la propria spalliera. Intanto vi saluto, mi state salutando tutti, vi adoro, siete in tantissimi. Niente, allora cominciamo. Appoggio il violino sulla spalla sinistra. Questa è la mia spalla sinistra, non fatevi ingannare dal selfie. Aspettate che metto più, ecco, così mi si vede anche su YouTube. Sono un danno io con la tecnologia. Appoggio il violino sulla spalla sinistra. La mia testa la sposto leggermente a sinistra e con il mento mi appoggio alla mentoniera. Questa si chiama mentoniera. Tutti i violini ce l'hanno in dotazione. Allora, mi giro così e appoggio. Sposto. Allora, il violino non deve essere né troppo avanti così, sbagliatissimo, ma neanche troppo così di lato, una mezza via. L'appoggio qua, ricordatevi sempre la spalliera sullo sterno e sulla spalla. Appoggio un po' il violino tendenzialmente a sinistra, giro un po' il viso a sinistra e appoggio anche il mento, tanto che posso tenere sul violino col mento e fare qualsiasi altra cosa, lavarmi i denti, far da mangiare, svegliarmi, dormire col violino sulla spalla. Ok? Ci siete fino a qua? Vedo un sacco di persone che si stanno connettendo, soprattutto su Facebook. C'è anche un mio allievo, bravissimo. Ciao Lidia. Ciao a tutti. E niente, va bene. Poi continuiamo a parlare dell'arco.
l'arco del violino all'inizio è molto più importante di tutto il resto. Ok? Bisogna avere una buona tenuta d'arco, si dice, bisogna tenerlo in modo corretto. Diciamo che il segreto del violino sta tutto nell'arco, perché si pensa tanto alla mano sinistra che deve fare chissà che, eccetera, eccetera, però in pochi pensano all'arco. Però è proprio l'arco, il modo in cui si tiene, il peso che si dà all'arco, il modo in cui si tira, la velocità e un sacco di altri fattori che fanno in modo che dal violino esca un bel suono. Quindi adesso vi faccio vedere un attimo l'arco, come si tiene. Allora, qui c'è una vite. Si gira questa vite qua. E si tira un po' poco l'arco, non tantissimo, come ho detto in un mio tutorial, ci deve passare appena. Ciao Bruno, ciao a tutti, ci deve passare appena un mignolo alla metà. Certi, purtroppo, vedo che tirano l'arco, che diventa veramente l'arco di Robin Hood, e però in questo modo non sanno che si rovina, cioè proprio si rompe, arriva un punto in cui esplode l'arco e si ritrovano senza crini. Perché qui nella punta c'è un piccolo ingranaggio che, non una molla, però un piccolo ingranaggio che fa sì che i crini rimangano ben fermi e tirati, che si tirano insieme a questo ingranaggio. Se voi lo tirate troppo, questo ingranaggio si rompe e ciao crini, siete finiti, dovete rincrinare l'arco. Appunto, stavo dicendo, questi sono crini, derivano dalla criniera o dalla coda dei cavalli e si tira un pochino, deve rimanere bene arcuato. Ci deve essere una piccola curva che fa così. Ditemi se non mi vedete, eh? Ditemelo. Aspetta, magari sposto un po' questo che. I miei danni. Niente. L'arco, per far suonare un violino, come cosa principale, bisogna mettere la pece. Molti di voi, molte mamme, molti bambini, anche adulti che incominciano a suonare, comprano il violino, tutti felici, si mettono a strimpellarlo, a provare così per la curiosità e molti mi dicono: Lisa, il violino non suona, mi hanno mandato un violino rotto. In realtà, ragazzi, bisogna mettere la pece. La pece è una resina che fa sì che i crini di cavallo restino ben aderenti alle corde del violino. Se non c'è questa resina, non suona il violino. Anche a me, se io suono tanto e non metto la pece, il mio violino non suona più. E una volta, facendo le prove, ho fatto così tante ore di prove che mi è successo, non mi suonava più l'arco. Allora si mette la pece in questo modo. Si strofina bene, bisogna premere, bisogna essere molto forti, bisogna che si rovini, deve venire fuori la polvere, bisogna schiacciare molto, metterla in tutta la lunghezza dell'arco e 1 minuto, 2. Ciao Cristina, prego, mi fa piacere. Giampiero, ciao. Bruno, José, Riccardo dal Brasile, wow! Silvia, ciao, ciao a tutti. Scusate se non sto leggendo tanti messaggi, ma volevo intanto spiegare e poi, se volete, potete farmi tutte le domande che volete, veramente. Sentitevi liberi di fare tutte le domande. Niente, una volta messa la pece, che si deve rovinare, guardate la polvere, deve essere veramente sporca. Una volta messa la pece, si può cominciare
cominciare a suonare. Come si tiene l'arco? Cosa fondamentale, lo ripeto, lo ripeterò a vita. Ed è anche la cosa più difficile. Si pensa che sia una cavolatina. In realtà è veramente difficile, ragazzi, lo so. L'inizio col violino è veramente da suicidarsi. Allora, si fa l'ok con il pollice e il dito medio, non l'indice. Si fa un ok, però l'ok, la falangetta dell'indice, deve rimanere un po' fuori, così, una specie di codina. Questo ok dovete, non lo so, con l'ATAC tenerlo per tutta la vita quando suonate. Vedete che è rotondo? Rotondo, rotondo, così. Lo posiziono qua. Il pollice va qua sotto. I bambini no, i bambini piccoli piccoli lo prendono così, perché sono troppo piccoli per avere la manualità giusta. Però quelli dai 6 anni in su, gli adulti ovviamente, va tenuto così. Aspettate che ho dei problemi su YouTube. Connessione instabile, mi dice. Ho il wifi che mi fa dannare. Ah, siamo ritornati su YouTube anche. Allora, il pollice va qua sotto, in questo spazietto. Faccio vedere un po' tutti. Qua sotto, l'ok, qua sopra. Grazie Giampiero, sono felice di essere chiara. Ecco, ditemi se non capite, ditemelo, se capite ditemi brava. Ecco, l'ok così, vedete il mio ok? Ok, ok. L'indice va qua, dove c'è questa fascetta di pelle nera, c'è sempre la fascetta di pelle. L'anulare va su questo pallino che c'è. E il mignolo è non fondamentale, suona il mignolo praticamente, è importantissimo. Il mignolo va qua su, qua, però, sull'asta praticamente, però deve rimanere rotondo, ragazzi. Cioè, io tutte le volte che faccio qualche lezione o qualcosa, devo sempre ripeterlo, come una pazza, perché vedo di quelle cose così dritte. No, questo è sbagliatissimo, se suonate così è impossibile suonare in questo modo qua. Bisogna tenerlo rotondo e sull'asta, non giù. Certe volte vedo le persone così, le persone che suonano così. No, ragazzi, no. Il mignolo è fondamentale nel violino. Aspetta, sposto un po' la tavola, sennò muoio. Quindi così, la mano deve essere tutta rotonda, ruotata all'interno, quindi in questo modo, così, guardate, lo rifaccio all'interno, ok, rifacciamo un po' da capo, ok, pollice qua sotto, qua sopra medio, indice avvinghiato di qua, saltate la connessione. Spero di riuscire a salvare i video almeno su Facebook, su Instagram, perché è la prima volta che faccio una diretta, però purtroppo ho un po' la connessione instabile. Spero che mi vediate tutti. I can't speak English, I'm so sorry, I speak a very awful English, I'm just moved to London and I have to improve my English. Scusate, ho delle domande anche in inglese, quindi i video spero che si possano rivedere su Facebook, di sicuro, spero di sì. Ricapitoliamo, si fa l'ok, pollice medio, indice sulla fascetta nera, anulare sul pallino, mignolo, ripetetelo con me, sull'asta, bello rotondo, vi scongiuro, cioè fatemi, non so, fate qualcosa, non tenetelo così, non voglio più vedere nessuno che lo tiene in questo modo. Nessun amatoriale deve tenere il mignolo così, perché è fondamentale. Adesso vi faccio anche vedere il perché.
tutto rotondo, mano ruotata all'interno. Il polso deve essere in linea con il braccio, vedete? Non devo tenere la mano così, troppo giù, troppo così, così vado in moto. Niente, in linea. Ecco. Beh, che adesso suoniamo, siete pronti? Ok, passo al violino. Allora, avevamo detto spalla a sinistra. Buonasera, Luigi. Spalla a sinistra, appoggio il mio violino per bene, un po' deve essere indirizzato a sinistra, la mia testa un po' a sinistra, abbasso e tengo il violino col mento. Non faccio così con la spalla, nulla, spalle giù, solo la testa un po' a sinistra e mi appoggio e lo tengo col mento, va bene? Quindi, quando riuscirete a tenere il violino così, senza mani, solo col mento, avete la posizione giustissima, ok? Arco in mano, cominciamo con qualche corda vuota. Sposto ancora un po' il tavolo così vedete bene. All'inizio, sia per i bambini sia per gli adulti, faccio tenere il violino con la mano sinistra, anche così avete un appoggio in più e non diventate pazzi, già è difficile di per sé, quindi meglio avere un appoggio in più all'inizio. Rispondo un attimo un po' di domande. Yes, yes, and. I video li possiamo rivedere. Ciao a tutti, ecco qua. Partiamo. Siete belli posizionati. Parto con le corde vuote. Dicevamo Mi, la corda più piccolina, La, Re, Sol. In inglese, per chi è in Inghilterra e mi sta seguendo dall'Inghilterra, E, A, D, G. Ok, ci siamo tutti? Ciao Filippo. Cominciamo con le corde vuote. L'arco ha il tallone, che è questo, si chiama tallone, questa parte qua, e punta. Quindi si parte di solito sempre al tallone. Faccio la corda Mi, tallone. Vedete il mio mignolo bello rotondo, rilassato, eccetera, eccetera. Importante, importantissimo sempre, ma soprattutto al tallone, perché bilancia tutto l'arco. Se no, se io non avessi il mignolo messo bene, guardate, mi cade l'arco giù. Ok? Mignolo messo male, arco se ne va per i fatti suoi. Mignolo tirato così, non posso fare un bel suono perché risulterebbe molto rigido. Com'è rigido il mignolo. Fate questa cosa sul Mi. Intanto vi svelo un altro segreto spostando ancora il tavolo perché sennò non mi si vede bene. Allora, parto polso in linea con la mano, col braccio, eccetera, eccetera. Arrivo più o meno a metà arco. A metà arco cosa succede? Mi alzo anche un po' così vedono tutti. Apro tutto il braccio, il mio braccio è super dritto, dritto, drittissimo. Così il mio arco risulterà sempre dritto. Cioè, dritto nel senso che non deve essere così, vedete che è storto, non deve essere così, deve essere in questa zona qua e deve andare esattamente nel mezzo e con un bel suono. Passiamo alla corda Re.
la A per gli inglesi. Ciao, a impariamo insieme, che è anche la scuola dove insegno. Sono felicissima qui a Londra. Quindi, per chi è di Londra, per le mamme che sono di Londra, per i bambini di Londra, tutti a iscriversi ai miei corsi. Passiamo alla corda La o A in inglese. Quindi siamo sul Mi, piccolissimo movimento. A volte vedo movimenti di gomiti che si alzano per andare sul La, cioè no, per favore no. Piccolo movimento, suono il La. Alla punta. Continuate così, il braccio, vedete che si apre sempre alla metà. Vedete che è dritto qua? La punta è proprio dritto il mio braccio. Re, la corda di, anche qui piccolissimo movimento. Passo alla nota Sol, G, piccolissimo movimento anche qua. Certi, quando passano alla nota Sol, fanno una cosa così, no? Devo stare sempre in linea, le spalle, dicevamo, sempre giù, sempre in linea con tutto quanto. Ci siamo? Gian Piero si è già arreso. Nessuno è negato, basta avere la passione per gli strumenti o la musica. Tutto è possibile, soprattutto con un insegnante come me. Scherzo. Allora, dicevamo il sol, certi fanno questi movimenti, no, vi prego, sempre spalle giù, sempre, se no vi viene un mal di schiena che dopo 2 volte siete da ricovero e ne so qualcosa. Ok, quindi mi, la, re, sol. Segnatevi queste corde, chi sta facendo col violino in mano, per questo che sto andando molto calma. Ecco, quando suoniamo due corde diverse, per esempio La e Re, A e D, mi fermo, sposto il violino sulla D e una volta che ho agganciato la corda, suono. All'inizio mi fermo, sposto, aggancio, mi fermo, sposto, aggancio. Ok? Perché a volte vedo questa cosa qua, non si fermano, non si agganciano, partono e il violino fischia. Volte spostate anche il braccio in avanti, indietro, quindi l'arco va anche storto. Cioè, fate delle cose tipo così che non so neanche farle, a dire la verità. No, tranquilli, non state facendo questa cosa. Tirate il braccio come chiudere la porta, ecco, chiudete la porta. Non è che per chiudere la porta fate movimenti super strani, va bene? Sposto ancora un po' il tavolo che vedo che... l'arco, avete visto che velocità? Ah, alla punta, quando si tira la punta, è importante l'indice che deve governare l'arco. Al tallone è importante il mignolo. Alla punta è importante l'indice. Quindi, da capo. Sposto, aggancio. Sposto, aggancio. Dentro di voi dovete dire
dire queste cose mentalmente con una piccola pausa. Poi quando prenderete la mano, spostate tutto molto più velocemente. Avrete anche dimestichezza con la posizione e con l'utilizzo del polso che farà come da ammortizzatore, vedete? Questo è il movimento fluttuante del polso, però adesso che siete proprio alle prime armi, lasciate stare, se no perdete la posizione. E niente, questi sono gli esercizi, diciamo, che dovete fare a casa da soli se volete cominciare con il violino. Questo è proprio la base che vi sto spiegando. Quindi suoniamo, guardatevi anche allo specchio, l'arco deve essere drittissimo. Ovviamente voi fatelo con un po' di pausa. Siete pronti, agganciati sull'altra corda, potete suonare. Fate questo circa 18.000 volte e vedrete che dopo un po' riuscirete a farlo benissimo. Io di solito uso dei libri, uso due metodi insieme. Uso per tutti i bambini e adulti il metodo Suzuki insieme ad un altro metodo, metodo Curci, più la mia esperienza perché certi esercizi sono miei personali. Quindi certi esercizi non si trovano da nessuna parte e ve li dico io. Li condivido anche nei miei tutorial, nelle mie stories, quindi seguitemi un po' ovunque perché da quest'anno ho deciso di diventare molto più tecnologica e di essere molto più presente nei social, appunto per dare dei consigli musicali a tutti quanti. Ecco, adesso che avete fatto questi esercizi, diciamo proprio basilari, fermatevi un attimo, per esperienza so che avrete già il mignolo così tutti quanti, quelli che stanno suonando, niente, ritornate rotondi e fate questo esercizio qua per sgranchirvi un po' le mani. Tiro su e giù l'arco con le dita. Su e giù. Potete aiutarvi appoggiando l'arco sulle corde e facendo questa cosa qua. La mia mano sta ferma, si muovono solo le dita e faccio andare l'arco su e giù, come una medusa che nuota. Ok? Questo esercizio numero 1. Esercizio numero 2, questo qua, dovete mantenere la posizione delle dita corretta e fare questo movimento. Ruotate l'arco, ruotate la mano, ruotate il polso tutto, però vedete che le dita devono rimanere nella loro stessa identica posizione, cioè qualsiasi cosa succeda. Deve rimanere la mano perfettamente nella sua posizione, il mio mignolo rotondissimo. Ok? Quindi esercitatevi lentamente, non fate cadere l'arco, se no salta perché è delicatissimo. Ecco, fate questi esercizi qua. E poi ce n'è un altro, però è pericoloso, anche questo molta attenzione. Fate il ragno che sale su e butta giù l'arco mantenendo la posizione della mano e dovete arrivare fino alla punta, va bene? Anche questo esercizio qua è molto utile per sgranchire le dita e aiutare la posizione della mano e per adesso direi che basta così. Mi vedete tutti? Sì, qua mi mandano i cuoricini, quindi mi vedete. Qui spero di sì, vediamo. Mi è andata via un attimo la connessione. Vabbè, io vado avanti, casomai la diretta su Facebook si può trovare. Rifacciamo di nuovo le note. Mi sposto su La.
E allora, per cominciare, io faccio fare tutto l'arco, di modo che riuscite ad aprire bene il braccio, non spostando il braccio avanti o indietro. L'arco deve essere bello dritto, ripeto, e il polso sempre in linea. Non fate questi movimenti da galline quando andate a finire sulle altre corde e state proprio rilassati, come se non fosse difficile. E niente, queste sono le cose basilari. Dopo che avete preso questa dimestichezza, fate con metà dell'arco. Questo per riuscire a suddividere l'arco in modo, ecco, per avere, diciamo, per prendere le misure, per cominciare a prendere le misure e capire quanto spazio abbiamo a disposizione. Quindi ripetete l'esercizio con metà arco nella metà inferiore, quindi dalla metà al tallone, rifacciamo. Poi lo fate anche alla metà superiore, partendo sempre dalla metà. Partiamo sempre col Mi. Facciamo con la metà superiore. Un attimo che mi dicono che ci sono frequenti interruzioni. Caspita, mi dispiace. Oggi ho il wifi di casa che veramente. Vediamo se lo. Va meglio così? Fatemi sapere se mi vedete perché sto usando il mio internet, ho tolto il wifi, speriamo che vada un po' meglio. Oggi connessione terribile, giustamente, no? Ho la diretta e ovviamente il wifi, ciao ciao, se ne va, sempre così. Ecco, abbiamo rifatto l'esercizio con metà dell'arco. Questa arcata che state tirando in giù, arcata qua. Si chiama arcata in giù. Ah, mi state dicendo che si vede benissimo. Perfetto. Dai, sono felice. Mi state sollevando perché vedevo delle piccole interruzioni e no, niente, sono felice che si veda bene. Questa arcata qua, arcata in giù. E si scrive come un ponticello. Vediamo se riesco a farvi un piccolo disegno. Anzi, forse l'ho già fatto. Arrivo subito. Prendo il quadernino dove c'ho il disegno. Eccoci qua. Sono ritornata. Questa, aspettate che ho anche degli appunti miei. Questa è l'arcata in giù, quella che ho appena suonato. Quella sotto è l'arcata in su. Allora, fatevi il disegnetto se volete, quindi ponticello e due antenne, tipo antenna della TV vecchia. Ecco, ponticello in giù e due antenne in su, che sembra anche una V. E si suonano in questo modo qua. Quindi arcata in giù, ponticello, la mano va in giù. Ricordatevelo come qualcuno, non so, in giù. Ricordatevi in giù, non saprei fare abbinamenti. In su invece le orecchie, la B, le orecchie, attenti, in su. La mia arcata va in su, parto alla punta e vado in su. Oppure posso anche partire alla metà e andare in su. Parto alla metà e vado in su. In giù. Posso anche partire alla metà e andare in giù. Va bene?
state facendo tutti gli esercizi? Ecco. Quindi oggi abbiamo visto le arcate, in su, in giù, e poi tutta una serie tecnica che vi ho spiegato prima. E cos'altro c'è da dire? Niente, io direi che per l'inizio va bene così, perché già questa posizione della mano destra ci metterete 2 settimane. Per quelli bravi, a volte, caspita, mi capitano dei ragazzini, cioè incredibile, mai suonato, mai preso in mano il violino né nulla, gli faccio vedere come tengo la mano io, senza spiegazioni, caspita, la mettono uguale, io rimango così, senza parole, dico, chi è questo qua? Paganini reincarnato? E niente, a volte rimango così, dico, wow. Però devo dire che è veramente difficile prendere questa posizione e soprattutto mantenerla, perché poi suonando, andando avanti con lo studio, questa posizione, anche se all'inizio è perfetta, si aggiungono delle difficoltà con la mano sinistra, si fa meno attenzione alla mano destra e cominciano a venire fuori i difetti, i vizi, che una volta che avete preso, ciao ragazzi, non ve li toglie più nessuno. Va bene? Quindi fin dall'inizio dovete essere meticolosi, pazienti, la cosa più brutta del violino è proprio l'inizio, perché il suono non viene fuori bene. Ci sono un sacco di regole di posizione, gli esercizi sono noiosissimi, la cosa più atroce è il suono, che all'inizio non esce bene, ma è tutta una questione di arco, posizione e via dicendo. Quindi dovete essere precisissimi su queste cose iniziali e con il mio metodo vedo che già io sono una rompiscatole, sono super meticolosa, però con il mio metodo vedo che dopo un mese, due, si fanno già le prime canzoni, il suono è bello, si suona bene, quindi caspita, sono felicissima dei risultati, per me è un orgoglio, una soddisfazione. E niente, allora ragazzi, vedo che ho già fatto 45-43 minuti di lezione, vi do i compiti per casa, che sono appunto fare questo esercizio qua, innanzitutto imparare la posizione, fare questo esercizio qua. Ah, una cosa, il mio ok c'è sempre, lo vedete? Metto giù il violino che sennò faccio danni. Il mio ok c'è sempre, lo vedete? Questa parte qua deve stare sempre rotonda. La mano, dovete pensare alla rotondità. La mano deve stare tutta rotonda e il mio ok iniziale c'è sempre, eccolo qua. Solo che metto giù le altre dita. Però non fate questo con il pollice. Altro errore che vedo, certi fanno così col pollice, lo piegano in dentro, invece deve rimanere rotondo. Praticamente l'unghia del pollice deve spingere in su, tanto che io, vedete, ho rovinato anche questa parte dell'arco, non so se si vede in video, ho rovinato anche questa parte dell'arco qua, quindi l'unghia deve spingere in su, no il pollice piatto così. Rotondo, ok, tutte giù le altre dita per bene, va bene? Quindi esercizi, questo qua, tenendo sempre la rotondità della mano. Poi l'esercizio di tirare su e giù l'arco. Meglio se lo fate intanto appoggiandovi sulle corde, perché veramente è difficile. Ciao Ivana! Fate questo esercizio appoggiandovi sulle corde, se volete, molto difficile, fate il ragno che va su, però dovete tenere la posizione fino alla punta e suonando, ripeto un attimo, violino un pochino deve puntare a sinistra, il mio viso leggermente a sinistra e appoggio il mento sulla mentoniera e tengo sul violino così, non ho le spalle su, niente, le spalle sempre giù. Posso tenere tranquillamente il violino così, andare a fare aperitivo a casa, visto che siamo tutti in lockdown. E niente, comincio a suonare. Tutta l'arcata.
fermate, magari all'inizio, invece di tirare subito tutta l'arcata, fermatevi a metà. Quando siete a metà pensate, ora devo aprire il braccio. E aprite il braccio. Arrivate a metà, ora devo chiudere il braccio. E chiudete il braccio, ok? Perché certi non aprono il braccio, fanno questo movimento. Vanno indietro col vomito, come, andare in gondola, non lo so, andare in canoa, no. Questo movimento che si va indietro, sbagliatissimo, perché guardate l'arco che è storto. Stortissimo. Invece, arrivo alla metà, apro. Arrivo alla metà, chiudo e vado su. Ok? Non questi movimenti da vogatore. Va bene? Io spero che sia stato tutto chiaro. Una volta che finite di suonare, vi ricordate che abbiamo messo la pece all'inizio, che è una resina, eccetera, eccetera, sennò i crini non si attaccano sulle corde. Ecco, una volta finito di suonare, ragazzi, togliamo pure la spalliera. Bisogna pulire il violino. È fondamentale, perché questa resina, vedete adesso il mio violino qua, è tutto sporco di pece, non so se si vede, comunque voi lo noterete, se avete messo la pece, qui è tutto sporco. Se qua rimane la pece, si incolla col legno e non va bene per il suono, per il violino, proprio non fa bene. Magari all'inizio si hanno anche i violini da 50-100 euro, ma non importa, non fa bene, non è bello, non è professionale. Io vi rendo professionali fin dall'inizio, quindi bisogna fare la pulizia qua in mezzo con uno straccetto, meglio se avete quello degli occhiali. Io non ho più straccetti degli occhiali da sole, finiti gli occhiali non li porto, quindi questo qua per pulire i vetri. Pulisco qua, vado sotto con lo straccetto, pulisco qua sotto, perché comunque la pece è una polvere che va ovunque come la polvere. Pulisco qua, pulisco le F, perché sicuramente all'inizio suonando sporcherete, toccherete qua nei bordi con l'arco. Poi, questo fa impressione a tutto il mondo, bisogna pulire le corde facendo quello scricchiolio fastidioso che è come grattare con le unghie sulla lavagna. Bisogna farlo, ragazzi. Bisogna farlo per bene. Certi violinisti lo fanno apposta, quando mettono via lo strumento, proprio fanno un rumore che ti viene la pelle d'oca a chilometri di distanza. Niente, bisogna pulirlo bene. Non è importante, però se magari vedete questo oggetto qua e vi chiedete che cos'è, è una sordina. Si mette sulle corde e attutisce i suoni, quindi magari se siete in appartamento oppure non volete tanto disturbare i vostri familiari, perché all'inizio ci sono anche tanti omicidi, no scherzo. Comunque all'inizio il violino è veramente fastidioso, e magari utilizzando una sordina, ecco si è concluso lo streaming su YouTube, magari utilizzando una sordina darete meno fastidio, perché attutisce il suono diventa un po' più ovattato, come mettere, ecco, abbassare il volume. Quindi mettete la sordina se abitate con qualcuno o date fastidio ai condomini. E niente, ecco, poi tanto per dirvelo, io su YouTube oppure su Facebook, Instagram, dove volete, TikTok, adesso mi sono fatta anche TikTok quest'anno, ho condiviso un tutorial per accordare il violino, perché va bene tutto, però ragazzi, suonare con le corde stonate, cioè veramente, anche per te stesso è da star male, insomma. Bisogna almeno accordare, anche perché fa male al violino avere le corde molle o troppo tirate. Primo, troppo tirate si rompono. Secondo, invece, troppo molle il ponticello non ha più
quel peso, il ponticello porta tanto peso, adesso non mi ricordo quanto, comunque tanto, e non avendo più quella resistenza, quel peso dato dalla corda tirata, si sposta un pochino. Se si sposta il ponticello, a volte può cadere. Deve essere bello dritto, mi raccomando. Deve essere bello dritto il ponticello. Se è storto, state attenti. Se cade il ponticello, cade anche l'anima dentro. E vi ricordate cosa vi dicevo prima? L'anima è come il motore delle macchine. Se cade, si rompe, succede qualcosa, il violino. Possono sistemarvelo? Se cade, possono tirarvi sull'anima, ve la fate posizionare bene. Però se si rompe, dovete cambiare l'anima. Però se avete un violino di valore, state veramente molto attenti, attentissimi a queste cose, va bene? Ecco, io direi che per oggi è tutto. Magari sto qua, faccio altre due chiacchiere con voi se avete delle domande, delle perplessità, oppure se volete scrivermele anche in privato. Magari per chi vuole proseguire con lo studio del violino in privato, vi posso consigliare i libri da prendere. Io volevo fare un'altra piccola diretta domenica prossima, se comunque l'orario mi va bene. E la farò spero di riuscire a farla su tutti questi canali, YouTube, Instagram e Facebook. Comunque ci penso un attimo, io l'evento l'ho già creato, l'ho già condiviso su Facebook per chi volesse seguirmi la domenica prossima. E niente, magari domenica prossima per chi vuole proseguire, io ho pensato di cominciare a leggere con i libri di musica. Quindi per chi vuole proseguire, mi scriva pure in privato e consiglio i libri di musica da prendere per la settimana prossima, che proprio cominciamo a leggere le note, perché il mio metodo non consiste nel fare solfeggio. Si inizia subito a suonare senza perdere ore di 1, 2, 3, 4 che ok serve, però serve dopo che sai già suonare, sai già le cose basi, suoni da anni che devi fare degli esami al conservatorio oppure esami A, B, R, S, M, che allora vabbè bisogna fare un po' di solfeggio, però intanto che siete all'inizio i bambini, poverini, non possono fare ore e ore di solfeggio, perché sappiamo tutti, molti hanno abbandonato per questo, è una rottura di scatole e si può benissimo fare solfeggio mentre si studia e si suona la musica e si leggono le note musicali. Fabi mi chiede, stavi dicendo come accordare il violino? Sì, brava, mi sono persa un attimo. Allora, sui miei social ho fatto un tutorial di come accordare il violino perché è importantissimo e se no stiamo male nel sentire il suono che viene fuori da un violino scordato. Allora, bisogna scaricare, ma comunque dopo per chi fosse interessato mando il link diretto, bisogna scaricare Tuner G Strings Free su Play Store o quello che avete per scaricare le app. Bisogna scaricare questo qua, questo accordatore, lo aprite, eccetera, eccetera, e bisogna suonare il La del violino. Se l'accordatore avrà una freccetta che farà così, la freccetta deve stare esattamente a metà, deve venire fuori il numero 440 e sopra deve venire fuori la lettera A, che sta per la nota La, praticamente. In inglese e in altre lingue si legge ABC, vabbè, ma ve lo spiegherò strada facendo. Comunque, per accordare deve venire fuori la freccetta a metà, la lancetta a metà, il numero 440 e la lettera A. Suonate il La del violino. Dopodiché fate il Mi, deve venire fuori sempre la freccetta a metà, deve venire fuori, se non sbaglio, 660, che sarebbero Hertz, 660 e la lettera E, poi il Re deve venire fuori la lettera D e la frequenza
2 e non mi ricordo più, 2:20 forse, non mi ricordo più. Comunque nel tutorial c'è scritto tutto per bene. Mentre per il Sol deve venire fuori la lettera C, l'ancetta sempre alla metà, e come frequenza 194, mi sembra. Però per chi fosse interessato, mi scrive in privato e mando il link diretto con questo tutorial per accordare. Ah, una piccola accortezza. Per accordare, certi hanno le macchinine qua, ci sono delle viti, sembrano delle viti, si chiamano macchinine per i bambini. No, in realtà si chiamano macchinine. Potete accordare girando queste viti, altrimenti girando i piroli, ok? Non esagerate, perché se tirate troppo la corda siete finiti, proprio si rompe la corda e lì, non avendo esperienza, dovete andare da qualcuno che ve la sistema, che ve la rimette nuova. Magari un giorno farò un tutorial su come cambiare le corde, ma per i principianti è veramente difficile, se non impossibile. E quando girate i piroli non esagerate e giratevi un po' avanti, un po' indietro, un po' avanti, un po' indietro, sempre spingendo però all'interno, spingendo in dentro il pirolo. Perché se non spingete in dentro, una volta che avete accordato, che avete trovato la nota e tutto, quindi mezz'ora di fatica, se non spingete all'interno va subito giù e si scorda di nuovo, siete punto a capo. Altra cosa, i violini nuovi purtroppo si scordano spesso, cioè voi accordate anche quando mettete le corde nuove. Voi accordate, anche i professionisti, questo, accordate, dopo 5 minuti siete punto a capo. Solo che un professionista ha già il la nell'orecchio, in 5 secondi ha accordato tutte le altre corde. Per i principianti è veramente una rottura di scatole. Dovete star lì, accordare bene, ogni ora dovete rimettervi lì, accordare ogni giorno. E se volete che le corde si abituino a questa nuova accordatura, al violino, insomma, a questa, come si dice, resistenza, dovete, si dice, strecciarle. Strecciarle vuol dire prendo la corda e faccio così, piano, senza esagerare, se no vi ritrovate la corda in mano, e le streccio per bene. Adesso, qua ho letto delle domande, vediamo. Quanti minuti al giorno bisogna esercitarsi? Allora, dipende dagli obiettivi. È ovvio che se uno lo fa per hobby, anche 10 minuti al giorno bastano. Con il metodo che uso, facendo 10 minuti al giorno, però deve essere costante, come avere una lezione di ginnastica che vuoi essere perfetto. 10 minuti al giorno, i primi risultati si hanno in 3 mesi. In 3 mesi di studio, in 3 mesi di pratica. Diciamo che con questi 10 minuti si fa di solito il riscaldamento tecnico e le prime canzoni si fanno dopo 3 mesi. Se invece il vostro obiettivo è superare gli esami al conservatorio oppure gli esami, bevo un goccio di acqua, scusate, oppure gli esami ABRSM che valgono in tutto il mondo, per chi non lo sapesse, meglio questi del conservatorio, e lì bisogna studiare. Anche se, oppure se avete un bambino che è particolarmente bravo e ha tanta voglia, tanta passione, lì bisogna da genitore invogliarlo, aiutarlo, e un bambino minimo mezz'ora. Può fare anche un adulto gli esami ABRSM, e anche un adulto, se vuole superare degli obiettivi, fare dei concerti un giorno, perché comunque in 5 anni si possono fare concerti col violino. Anche meno se si studia tanto, Però all'inizio, se si hanno degli obiettivi validi, almeno mezz'ora al giorno. Come qualsiasi altra cosa, insomma, se si vuole ottenere un risultato, anche tipo io mi sono anche fissata di fare sport quest'anno, quindi io ogni giorno faccio mezz'ora di ginnastica, quindi è un mio obiettivo e secondo me mezz'ora ci sta tutta. Ovvio, se è un hobby, 10 minuti vanno più che bene. Se
se non avete obiettivi e se lo fate così per divertirvi, per passare il tempo, va benissimo. Vediamo altre domande. Uno mi ha scritto in arabo, non ho capito niente. Nella scelta di un violino usato, cosa suggerisci di controllare bene prima dell'acquisto? Allora, bella domanda questa. Per i violini usati bisogna stare attenti all'arco, va bene? Perché, come dicevo prima, molti usano scorrettamente, i crini, tirandoli come quelli dell'arco di Robin Hood, cioè proprio vedete, non lo faccio col mio arco che si rovina. Comunque vedete praticamente questa parte in legno che invece di essere girata in dentro è girata in fuori così. Cioè vedete proprio la bogna. E in quel caso l'arco è rotto perché poi non si aggiusta più, è proprio andato. Quindi in un violino usato bisogna stare molto attenti all'arco che deve essere aggiustato. Perfetto, fatevi mandare delle foto prima dell'arco non tirato. E però un'altra cosa è l'anima, come dicevo prima, che è fondamentale in un violino. Purtroppo nei violini che vendono online non si vede. Quando si potrà e potrete andare in un negozio, fatevi dire da un esperto se l'anima è a posto e anche il ponticello. Queste sono le due cose fondamentali. E certi violini hanno la distanza delle corde messe male, cioè una è più distante dall'altra, invece devono essere tutte perfette, equidistanti. E niente, queste sono le cose fondamentali, penso. Ricordatevi di prendere la spalliera, anche questa è fondamentale. E niente, la mentoniera c'è già. La pece ci deve essere assolutamente, se vi arriva un violino nuovo senza pece è una piccola truffa perché proprio di norma è compresa nel violino. Se non arriva, vabbè, andate a prenderla o ordinatene una, costano dai 5 euro in su, insomma. La mia è un po' più professionale perché ovviamente ci lavoro col violino e così. All'inizio potete prendere un violino che va dai 50 euro in su, non serve. E poi mi chiedevi per un bambino di 6 anni bisogna comprare un tre quarti o un due quarti. Qua dipende dalla lunghezza del braccio di tuo figlio, perché per tutti i bambini che vogliono iniziare a suonare il violino, vi faccio vedere come si misura. Ah, intanto bisogna prendere giù le misure del braccio. E se comprate in un negozio, dire esattamente la misura che va dalla spalla alla punta delle dita. E poi il bambino deve riuscire a prendere il ricciolo senza fatica. A volte però vedo bambini che hanno violini troppo piccoli, tanto che tengono il ricciolo, veramente hanno il braccio super piegato e tengono il ricciolo il braccio troppo piegato. No, deve essere bello disteso il braccio e devono prenderlo. Vediamo, faccio vedere anche qua. Deve essere molto disteso il braccio e prenderlo bene. Non deve essere raggrinzito, se no in quel caso il violino è troppo piccolo. Mi è capitata una bambina di 12 anni, poverina, che suonava con un due quarti e suonava veramente con fatica, perché se sbagli la misura del violino, tutta l'impostazione si rovina e prendi dei vizi che non ti toglie più nessuno. È molto importante avere il violino giusto, la spalliera giusta e queste cose qua. Vediamo se ci sono altre domande, comunque potete farmele anche in privato. Dopodiché vi saluto. Preparo la cena, che ho un po' di fame. Grazie, Orfea. Bacini a tutti, alla prossima, un grande abbraccio, saluto anche di qua, quanti messaggi. Comunque, se avete domande che posso contattarti, sì, Cosimo, puoi contattarmi. Ciao Marchino, scusa, ho letto adesso.
sacco di messaggi, ragazzi, che non ho visto perché stavo spiegando. Comunque, se avete curiosità, se volete sapere qualcosa o per chi fosse interessato a proseguire con me, scrivetemi in privato che vi dico che libri prendere. La seconda lezione la farò, credo, domenica prossima. Ho messo un piccolo prezzo che mi sembra che sia £3,99. E che in euro sono 4 euro e qualcosa, però possiamo interagire e parte solo se ci sono minimo 6 iscritti e comincerò proprio a fare questa diretta leggendo dai libri che vi dirò se mi chiedete in privato. Altrimenti, se non ci sono minimo 6 iscritti, farò altre dirette spiegando cose un po' superficiali del violino e qualche curiosità. Però magari ecco, la prossima diretta sarà gratuita. La prossima diretta gratuita sarà un po' più corta perché spiegherò cose un po' più superficiali, mentre chi vuole fare un corso dove può interagire con me, c'è questo piccolo prezzo per ora solo su Facebook. Vediamo altre. Grazie Ivana. Ciao Mimmo, ciao Umberto. Qua ho un sacco di messaggi che risponderò in privato. Migliaia. Sono felicissima, sono felice che vi sia piaciuta. E niente, dai ragazzi, allora ci sentiamo alla prossima. Spero di avere un wifi più simpatico. Allora, Andre mi ha chiesto che violino ho. Il mio violino è un violino fatto a mano, preso a Cremona, certificato, perché Cremona è la terra dei violini. Molti violinisti preferiscono farselo fare a mano a Cremona, che così ha anche un certo spessore e secondo me un professionista deve prendere un bel violino professionale. Va bene ragazzi, allora vi saluto, se avete domande scrivetemi in privato, rileggo anche le domande che mi avete fatto durante la diretta e cerco di rispondervi in privato e chiedetemi i libri per chi fosse interessato, ve li mando in PDF, quindi non dovete comprarli perché ce li ho già, ve li mando in PDF. Cos'altro? Niente, mi ha fatto tanto piacere passare un'oretta con voi e ci vediamo la prossima volta. Cerco di salvare la diretta. Ciao!